Ragazzi e ragazze, allora ho riesumato una palettina di Tom Ford, acquistata ancora quando andavo in ufficio, ed è questa qui. Perdonatemi, non so, oggi è così, la luce. Le ho provate tutte, ma è così. Ed è la numero 30 Insolent Rose. Numero 30, è sul rosato. Allora, con un pennellino vado a recuperare lo scuro. Sulla palpebra mobile. È un color marroncino particolare. A me piace da morire, è parecchio, e l'avevo acquistata, avevamo il Kral, con lo sconto, ed è buonissima. Tom Ford, carissimo. Ho voluto guardare su Google, sapete che se tu gli metti Tom Ford palette numero 30, volevo vedere quanto costava. 85. Mamma mia, no, io l'ho pagata meno della metà, massimo 40 euro, ma massimo. Quindi ho detto Tom Ford, perché aveva quella. Nel Crale avevamo forti sconti, ahimè. E quindi niente. Allora, comunque c'è ancora, appunto, ho voluto guardare, c'è. Cioè, a quel prezzo. Chi non ha problemi e vuole acquistarla. Allora, ad indossare i pennellini, ma ne avevo altre, però un po' troppo datate, quindi non le ho volute tenere. Da questa palette di Wycon vado a prendere, che è questa, insomma, il nome. Vado a recuperare un po' di questo e un po' di questo. Questa palette è da amare. E lo so che non si vede tanto, dovete aver pazienza. Non sono queste luci, è la camera del telefono. Non so cos'ha. Magari, e l'ho pulita, ma magari credo che sia solo un po' sporca. Non lo so. Non spero che voi mi vediate. Mi metto più vicino che posso. Prendo un po' con questo. Lo applico qua al centro, che è una roba. Questo qua è proprio particolare. Prendo un po' di scuro e lo vado a portare qua. Ho magari con l'altro pennello faccio. Un po' in su. Oggi che sono riuscita a fare un tutorial come si deve. Mannaggia a me. Ero già truccata, siccome volevo farlo, mi sono struccata apposta per farvi un tutorial. Questo è il risultato. Io ho la camera così. Va a momenti, va a momenti.
rimettiamo con un pennellino piccolo, riprendo questo, delineo proprio i bordi e lo uso come punto luce anche e qua sotto l'arcata. Ora prendo da questa palette un colore un po' diverso proprio. Metto un po' di questo e voi direte che ci azzecca, e ci azzecca, ci azzecca. Perché a me piace variare e allora è molto luminoso, anche lui vedete, fa un purpurì perfetto, come piace a me. Riprendiamo altro, sempre questo, e oh no, l'altro, aspetta, applichetto qua, perché voglio dare proprio lo stacco. Poi prendo il pennello ciccione e riprendo il marron di, oh, scusatemi, di Tom Ford. Bellissimo. Una roba che ho fatto bene a recuperare. Poi io spazio tra quelli costosi, se riesco li acquisto in saldo, ovvio, e quelli low cost. Poi volevo prendere una matita di NYX sul marrone. La vado a portare qua sotto poco poco, che è un marrone tipo bruciato, non è proprio un marrone di quelli classici scuri. Oggi danno temporale nel pomeriggio, proprio quando c'è mia figlia, le mie figlie. Bella cosa. Spero tanto di no. Ora metto la matita nera dentro l'occhio in basso. Poi l'eyeliner, solito. L'altro ieri ho utilizzato l'eyeliner uguale di banana che avevo acquistato in saldo, sempre. Saldo, scontato, chiamatelo come volete. E sapete quando vi ho detto che su Instagram escono a volte i prodotti di banana scontati? A 1 euro o 2 euro, se prendevi 4 prodotti, io l'ho combinata, non ve lo voglio dire, l'ho combinata. Combinata. E niente,
mi sono fatta scappare l'offerta. Io avevo acquistato, ma ve l'avevo già detto, i due liner, uno bluetto, uno blu scuro, un rossetto e nulla. Avevo appunto fatto un make up con le liner blu. Ok, allora non lo sto così, vedete che ce l'ho bluette e blu scuro. Avevo applicato questo, sono bellissimi. Banana ha una resa, ragazze, ve lo dirò fino a che mi stanco, perché è la verità. Allora, prezzo pieno, almeno da Pinalli, sul sito, 14,50€, 14€, non ricordo. Mentre lì, mi ha detto, c'era quella promozione, quando ci sono, io... Perché non pensavo, guardate, anche le tinte labbra di Banana, pensavo fossero le solite cose, sì, vabbè, cioè, quantità industriale, ma invece... fanno la loro differenza. Scusate, sto guardando fuori. Sentito rumore. Speriamo che sia lieve. Ecco, l'importante è che non grandine, che io ho la macchina col tettuccio apribile in vetro. Io ho il terrore. No, non l'ho messa bene questa matita, vedete. Scusate. Ora va un po' meglio. Allora, mascara sta ultimando. Poi vado a recuperare, che ho qua però, ad applicare, diciamo, il eyeliner di Kiko, sapete, quello bello fluo. Allora, che è questo? Ah, poi sulle punte avevo messo questo mascara blu. Allora, prendiamo un po' di mia dorata. Prendo un po' di illuminante che metto qua, questo di NYX che a me piace, e qua. Poi prendo questo che dicevo, l'eyeliner di Kiko, lo vado ad applicare solo qua. Mi avvicino, vedete?
Poi avrei una mollettina. Bella brillante nosa. Non so neanche dove l'ho presa. L'ho acquistata, non lo so. Il rossetto che ho applicato oggi è quello di NYX, ma di vecchia data. E questa colorazione qua è di vecchia data, quindi sul marrone, e ho applicato questo di Astra, che è un gloss molto luminoso, glitterato. Allora, chi, a me non interessa, ma intanto lo uso io, eccetera. Chi non vuole sporcarlo, prende un pennellino e lo applica, così non sporca il prodotto, pennellino del prodotto. Allora, la terra che sto utilizzando, che mi piace da impazzire, è questa. Perché vi dico questo? A parte la colorazione che ve l'avevo mostrata, vedete come la sto usando, ma poi è bella. Non è polverosa, è bella secca, mi dà una colorazione che mi piace un sacco. Poi ho trovato nei miei meandri delle mie collezioni varie Clinique, questo prodotto, lo 07 Cola Pop, non so se c'è 07 Cola Pop, ed è questa sorta di blush meraviglioso, ha questa colorazione aranciata che la vedete qua. A me piace un casino. E questa è una combo che io sto utilizzando da quando ho ritrovato il tutto. Niente. Io vi saluto, mi dispiace per questa foschia, chiamiamola. Ma vi mando un bacione grande.